Ciao ragazzi e benvenuti in questa prima puntata dedicata al pad. Come vedete c'è anche lui. Come promesso comincio rispondendo alle vostre domande, quindi oggi rispondo a Edoardo che mi chiede come fare per studiare al meglio lo stick control e se è meglio stick control o Dante Agostini numero 2. Allora comincio rispondendoti alla seconda domanda. Non è che uno è meglio dell'altro, sono proprio due metodi completamente diversi. Lo stick control, come vedremo oggi, è basato tutto sul controllo delle bacchette. Invece il Dante Agostini è un pochettino diverso perché ti mette gli accenti, ti mette rudimenti, non è meglio uno meglio l'altro, alla fine sono da fare tutti e due. Ok, partiamo con lo stick control. Voi non lo vedete ma c'è Axel che mi sta guardando come dire ma che cavolo stai facendo, e lo so e sto facendo un video. Axel, non ti preoccupare, oggi prenderemo la prima pagina dello stick control che è questa qua e vi dirò come l'ho studiata io. La prima pagina, ma più o meno è la modalità di tutto il libro, si basa su note praticamente sempre uguali. Infatti qui se vedete abbiamo sempre ottavi ma con diteggiature sempre diverse. Allora, per prima cosa io ho sempre fatto una sola colonna a settimana, poi due modi: o facevo 20 volte ogni esercizio prima di passare a quello successivo, oppure come dice Don Formularo facevo ogni esercizio per un minuto. Questo perché l'esercizio almeno dura sempre lo stesso tempo, perché se io lo faccio a 60 di metronomo mi dura un tot ogni esercizio, se io lo faccio a 250 di metronomo durerà pochissimo. Quindi oggi vediamo la prima colonna e nel PDF gratuito vi metterò solamente la prima colonna. Come suonarlo? Anche qui ci sono due modi diversi. La prima cosa, full stroke, quindi partiamo con le bacchette in alto e diamo un colpo e torniamo nella posizione iniziale. Vi consiglio sempre di partire molto molto lenti per capire bene i movimenti. Quando vedete che il movimento va bene, allora salite. Adesso vi faccio vedere i primi 6 a 100 di metronomo. E poi andando su di velocità, pian pianino ci avvicineremo sempre di più al pad, perché ovviamente facendo i colpi sempre più veloci non abbiamo la possibilità di tornare su fino a essere perpendicolare al pad. Il secondo metodo che utilizzo invece è completamente il contrario, praticamente facciamo sempre la stessa pagina, sempre per un minuto, per 20 volte uguale, ma stavolta lo facciamo veramente veramente pianissimissimo. Questo serve proprio per avere il controllo totale delle bacchette. Ok, se hai sentito qualcosa, forse no. Però la cosa importante è che suoniate pianissimo. È molto più difficile suonare in questo modo qua che suonare come abbiamo suonato prima. Provateci e provate a suonare sempre più piano. Più suonate piano, più sarà difficile. Mi raccomando ragazzi, quando studiate non tirate mai i muscoli. Devono un po' affaticarsi, ma non fatevi del male. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di mettere mi piace qui sotto, di commentare se avete qualche dubbio e di iscrivervi al canale. Andate anche sui miei social, Instagram e Facebook, e andate sul sito Gastio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.